Buon pomeriggio a tutti, anche a chi ci segue da casa. Oggi abbiamo portato qui con noi un campione di microortaggi, in questo caso si tratta di erba cipollina, ne abbiamo un altro di pisello fresco e poi abbiamo con noi anche un campione di quelli che sono diciamo, i fiori commestibili che noi attualmente diciamo, produciamo. Anche oggi abbiamo come ospite il professor Wallace dell'Università del Delaware e in questa seconda lezione lui ci parlerà più da vicino di come scegliere la densità. Entreremo nel dettaglio di come scegliere la densità di semina, le tecniche, diciamo, per favorire la germinazione, quindi di Osmo Prime, Matrix Priming e anche alcune tecniche che lui ha sviluppato di pregerminazione e utilizzo di gel in cui diciamo, coltivare microortaggi. Insomma, vi auguriamo di seguire attentamente questa parte perché è un po' tecnica, ma è molto importante ed è interessantissima. E il professor Pill è assolutamente l'esperto mondiale, cioè più di lui su questo non c'è nessuno che ci può dare informazioni. Grazie a tutti. You can start. Penso I che don't lei think abbia so. esagerato nella definizione di esperto mondiale. Non penso assolutamente. Thank you again. Grazie ancora. So, first slide, please. Next slide. Ok, la prima diapositiva. As I said yesterday, there are many sources of Infatti. seeds, many companies, fresh origins. I think this is European. Io penso, come ho detto ieri, che ci American, sono ok. molte fonti di semi, penso che questa sia California. europea, no, forse dalla California, And the si next? tratta. Next. Yes, please. And then this is the company I showed yesterday. This is the company I use because they have nice pictures of all of the microgreens. Questa è la società che abitualmente io utilizzo, alla quale mi rivolgo, e questo è il catalogo, è la società di cui ho parlato ieri. Mi piace molto il loro catalogo perché ha delle illustrazioni molto chiare e belle. Next, please. The first thing is how densely do you plant the seeds? And this is a big question because seeds are expensive. You don't want to waste the money on seeds. So a general rule is for small seeds, seeds per centimeter squared, or for large seeds, one seed per centimeter squared. La grossa domanda, l'importante domanda è qual è la densità di semina? È una domanda molto importante perché i semi sono costosi e quindi nel momento della semina non si vuole sprecare tempo, tantomeno sprecare denaro. La regola generale è che per i semi piccoli abbiamo due semi per centimetro quadro, per i semi grandi, un seme per centimetro quadro. Next, please. And one way, this is the Jamaican grower here. One way I use is to take a towel, which is the same size as the flat, and I just mark the outline of the flat. And when I sow the seeds stay in place. And I would do it roughly one seed per centimeter squared. Then I'd pour these seeds into a container and then weigh those seeds. Ok, il metodo che io utilizzo, potete vedere qui l'immagine del mio amico giamaicano, è proprio quello di utilizzare un asciugamani sul quale, che ha la stessa dimensione della vaschetta nella quale poi faccio la coltivazione del microortaggio, nella quale disegno i contorni. In questa maniera poi io posso distribuire i semi, più o meno vedere quanti ne entrano nell'asciugamano, più o meno per centimetro quadro, secondo le indicazioni sopra date, e poi le
verso piano piano questi semi in un contenitore per poi pesarli. Next, please. This is a rate. These are rates used by the commercial grower in America that I have worked with. Here are some crops, microgreen crops, and this is grams of seeds per flat, and a flat is, again, 11 by 21 inches, or 1.6 feet squared, but forget that, 28 by 53 centimeters, or 1,484 centimeters squared. So this is the grams of seeds per flat. You need to get the weight so you can determine the cost of the seed per flat, because seeds are sold by weight. But, am I going too fast? No, it's okay. But for actual sowing, it's best to use volume. So it's best to convert from weight to volume, so many milliliters per flat, because it's so easy to do. Questa è una tabella che viene utilizzata dai produttori in America, e più o meno potete vedere nella seconda colonna il peso, cioè il seme in base al peso. Vedete appunto il ravanello, il popcorn e così via. Ecco, nell'indicazione per esempio in alto potete vedere 30, 112, questo sta ad indicare il peso a seconda della vaschetta in cui vengono inseriti. La vaschetta, le misure della vaschetta le trovate in basso, anche se le prime sono date in pollici, quindi 11 pollici per 21 pollici, a voi non interessa, dovete guardare a fianco dove le misure sono date col sistema metrico, e quindi 28 per 53 centimetri. Questo è importante, la misurazione della vaschetta, anche perché poi in base a quella voi dovrete misurare il peso. Perché è importante il peso? Perché i semi vengono venduti a peso. Mentre invece, se a voi interessa di più l'aspetto della semina vera e propria, vi converrà considerare la terza colonna, cioè il volume, perché è quello che vi interessa invece nella fase di semina. And then of course these two columns show the cost of seeds per flat, and at the moment it's $1.24 per 1 euro. So this would be less in euros, correct? Yes, slightly less. Sì, dice nella terza colonna individuate il costo dei semi, quindi considerato che un euro equivale più o meno a $1.24, il costo è decisamente, insomma, un po' inferiore in euro. So next, please. Metto la bottiglia giù perché fa rumore. Now, this is there's a published paper on this using arugula or rocket. And this is one quarter, one half, three quarters, or one time a commercial rate. And the commercial rate is this, 3.2 seeds per centimeter squared. So I have different seeding rates in these different columns. And you can see that I forget how many days after planting this is, but as the seed density increases, the weight per shoot decreases, like that. But the number of the grams of shoots per meter squared goes up. Okay. In questa tabella che viene utilizzata, in questa tabella è uno studio in cui abbiamo gli aspetti culturali che riguardano la rucola. Nell'immagine vedete una percentuale di semina di un quarto, un mezzo, tre quarti e uno. Nell'ultima tabella andate a vedere che la percentuale per centimetro quadro è di 3,2, e potete individuare le varie percentuali, cioè il tasso di semina per un quarto, un mezzo e tre quarti. Quindi notiamo che con l'aumentare della densità
va a diminuire invece, okay, with the increase of density you get, yes, here, okay, if you read that. Con l'aumentare della percentuale, cioè del tasso di semina, le singole piante diventano più piccole, ma non c'è proprio una maggiore massa del germoglio per unità di area. So at high density you get small plants. Quindi con un'alta densità si hanno delle piante più piccole e quindi una piccola, una minore, un'inferiore biomassa. But this is more expensive for seeds. Però è anche più costoso per quanto riguarda i semi. Next please. This is the same thing but with table beet, Beta vulgaris. Ok, anche questa è la stessa tabella, solo che cambia l'ortaggio. Abbiamo infatti la barbabietola, sempre il microortaggio. And you can see that that as the planting density increases, quindi con l'aumentare della densità, the grams of shoots, i grammi dei germogli. Wait a minute, sorry. This is the shoot, okay, fresh weight. Il peso fresco del germoglio che che aumenta. Grams per meter squared, but il grammo per metro quadro. But the individual plants però are small. Le piante singole sono più piccole. Now one of the problems with beet and chard is that they are a multiple fruit actually. So each seed ball had in this case 4.5 plants. It's a collection of seeds, sì, in a group. Uno dei problemi con la bietola e la barbabietola è che si tratta di frutti multipli, cioè all'interno c'è un agglomerato di semi e quindi abbiamo 4,5 piante. So the actual shoot density, quindi la densità reale del germoglio è maggiore seeds rispetto proprio al seme della seconda tabella invece. Ok, next. So it's important to experiment with seeding rate. And as you can imagine, the optimal seed rate depends on what you want. Do you want fewer larger plants or do you want more smaller plants? So it's up to the consumer to decide. È molto importante la sperimentazione per quanto riguarda il tasso di crescita, quindi il peso e il volume del seme possono cambiare a seconda della fonte del seme, del cultivar e così via, dipende da ciò che volete. Quindi se volete poche piante ma di dimensioni più grandi, allora dovrete avere un tasso di semina più basso e quindi una resa più lenta, mentre invece se volete delle piante più piccole ma più numerose, allora è necessario un tasso di crescita più elevato e naturalmente una resa più veloce. Now when you're growing microgreens you have to have all of the different crops ready each day. For instance, the chef might want red, purple, green, yellow today, so you have to adjust your planting times previously to have everything ready. And then tomorrow the same thing, tomorrow the next the same thing, so you have to schedule your planting times. È molto importante quando fate una coltivazione di microortaggi che siano facilmente fruibili tutti i giorni. Lo chef potrebbe richiedervi ogni giorno una varietà di colori, con il rosso, con il giallo, con il verde. Questo non può essere improvvisato. Dovete infatti coordinare i tempi di semina in anticipo. And you have to have the grower keep records and do experimentation. But growers tend not to want to do this. Dovete tenere sempre una documentazione sugli esperimenti fatti, anche se i produttori non amano questa seconda parte, diciamo, questa parte sperimentale di registrazione dei dati. Now, I'm just going to talk about characterizing germination, and for
For experimental purpose, I use these small boxes. They actually come from England. They're polystyrene, and I put a double layer of germination paper in the bottom. See, two layers. And this could be water, it could be saline solution, it could be polyethylene glycol. Pass it around. And every day I will count germination and pick them up with forceps and deposit them here. So every day I have a count of germination, the same time every day. Quello che vi mostro adesso è molto importante ai fini della sperimentazione, cioè la caratterizzazione della germinazione del seme attraverso un conteggio quotidiano della germinazione. Allora io utilizzo queste piccole scatolette di plastica dove all'interno ci può essere del glicolo di polietilene, dell'acqua, ci possono essere vari elementi. All'interno poi c'è una carta di germinazione e ogni giorno, esattamente ogni giorno, io prendo questi semini con delle pinzette proprio e poi li metto nell'altro contenitore per un conteggio quotidiano. And for experiments I use 50 seeds per box. 50 seeds. And then 4 replications. 50 seeds. Of each treatment. E per ogni scatoletta utilizzo for publication. 50 semi per scatoletta, yeah, per 4 seeds. Volte. Ok, right, next. And then from these are the daily counts. This is days from planting. And so when you first plant there's very few seeds germinating and you can see that here there's the maximum amount and then there's a few that are slow and eventually it goes back to nothing. But if you count all of the previous germinations, you can get what's called a cumulative curve. Ok, questa tabella vi mostra il conteggio giornaliero, il conteggio cumulativo e i giorni dopo la semina. Ora, se guardate la curva, vi renderete conto che all'inizio ci sono poche germinazioni, poi c'è un aumento della germinazione, poi il livello si riabbassa fino ad arrivare quasi a zero. Però è importante contare giorno per giorno, perché è importante, guardate come si invece come diventa molto più alta la curva dei conteggi cumulativi, che è appunto la somma dei conteggi giornalieri. Next, please. And what I'm going to describe now are some things that are used to describe quality. First of all, this would be a very good seed lot. This would be a very, well, a poor seed lot. Because first of all, ok, lo traduco così, seguite direttamente con la mano, ok? È molto importante la qualità del seme ed infatti nella prima curva diciamo la qualità è ottima, nella seconda invece è estremamente scarsa. So this has a high final germination percentage. Qui abbiamo un FGP, cioè una percentuale di germinazione finale molto elevata. And T here stands for time. E la T sta per tempo. And this is the time to 50% of that. Quello è il tempo equivalente al 50% dell'FGP. So if you have 50% of 100 is 50. Quindi so se avete il 50% di 100 è 50, equivale a 50 ed ecco, arriviamo lì. And so you can see that the T50 value here is a very small number. E quindi potete vedere che il valore TF è un valore abbastanza piccolo, cioè lì tra il 3 e il 4. But in this seed lot the T50 is much higher. In secondo caso il valore TF è molto elevato. So the lower the T50 value, the better the seed. Più basso è il livello, cioè il valore di TF, migliore sarà la resa ottenuta nei giorni dopo la semina. And then another thing is the time to 10% and
90%, 10%. L'altro importante valore è il tempo, del 10 al 90%. 90%, this is very small. Questo è molto piccolo, guardate, 90%. Whereas here, mentre qui invece it's bigger. È molto più alto. So this is more synchronous. Quindi quello è molto più sincronizzato. Okay, next. So here we have an example. Qui abbiamo un esempio invece. These are the daily germination counts. Questi sono i conteggi della germinazione quotidiani. And these are the cumulative counts. E questi invece sono i conteggi cumulativi. So for instance, 7 plus 13 per esempio, is 20. 7 più 13. 20 plus 18 is 38, etc. 18, 59 e così via. And this is how to calculate. E questo è il modo in cui si calcola. In this case I changed the in T. In questo caso ho cambiato la T to G for G, germination. Che sta per germinazione. And so I can calculate e quindi posso calcolare. The G50 here is il G50. Actually, in realtà è the final germination, ecco, is 90%. La germinazione finale è quella. So 50% of 90 is 45. Di 90 è 45. So what I want to know is che voglio sapere è 45 is somewhere in 45. Here. And so it's just mathematics. 45 è proprio una questione matematica. So the G50 is 4.3 days. Quindi il G50 viene ottenuto nel giro di 4,3 giorni. And it's the same calculation for G10 to 90. Lo stesso calcolo è per l'altra parte, G10, G90. So this is what I use for all my publications. Questo è il calcolo che utilizzo per tutte le mie pubblicazioni. The next, please. So here's an example. Questo è un esempio. Just for one seed lot. It could be one treatment. Potrebbe essere per un solo trattamento. I'm sorry about this, but I'm not very good at using. Mi dispiace, scusate, non sono molto bravo a usare. C'è un piccolo distacco nella curva. Next. So, if you have two seed lots, let's say. Se avete due lotti di semi. This would be better. Questo sarebbe sicuramente this migliore. Is worse. Quello è peggiore, il blu è peggiore, il rosso è migliore. The good one has a high FGP. Il migliore ha sicuramente un FGP più elevato. And a low G50. Un G50 più basso. And a low T10. E un G10-90 più basso. Okay, next please. So, these are the things I use. This simply stands for germination. Allora, la G sta semplicemente per germinazione. Questi sono i parametri ai quali io mi riferisco. And sempre. This E stands for emergence. Quella E invece sta per emergenza. So this is when the shoots emerge from the substrate. Quindi là è quando i germogli cominciano ad uscire, l'emergenza della pianta. Now sometimes I just forget this. Qualche volta mi dimentico proprio di queste cose, because non ci penso. The two important ones are really gli elementi this più importanti sono l'FEP e l'E50. So percentage and the rate. La percentuale, il tasso. And really the smaller this number, è più piccolo questo numero, the higher the rate, e maggiore sarà il tasso. Okay, next. So seed priming. Adesso passiamo al priming, this, o al seed priming. You want to just read that? Ok. Seed priming, che cos'è? È l'esposizione. Oh, scusate. Oops. Dunque, l'esposizione del seme a un potenziale sufficientemente basso di acqua, quindi un rifornimento d'acqua limitato, in modo tale che le attività pregerminative possano avere luogo, ma che venga impedita la germinazione. Quindi i semi vengono poi essiccati e quindi privati del loro contenuto iniziale di umidità. Rispetto can you read the green? Yes. Rispetto ai semi non attivati, quindi non sottoposti al priming, una percentuale più alta, un tasso più alto e talvolta una sincronia dell'emergenza dei semi, in particolare in condizioni
di letti di semenza particolarmente in condizioni di stress da parte del seme si possono verificare. Quando parlo di condizioni di stress mi riferisco appunto al calore, al freddo, alla siccità oppure stress da sali. Next, please. So very often prime seeds perform better than non-prime seeds. Nella maggior parte dei casi i semi attivati hanno delle performance migliori rispetto a quelli non attivati, non trattati. So usually a higher FGP. Quindi di solito hanno un FGP più elevato. But always a lower G50. Ma sempre un IF più basso. And this is important in the greenhouse. E questo è molto importante per la serra. Because it means lower production time. Perché significa che c'è un tempo di produzione più limitato. Next, please. Now, if you look at seed water uptake, this is uptake of water. Allora, se considerate l'assunzione di acqua da parte del seme, and this is time. Scritto in verticale, mentre dall'altra parte troviamo il tempo. Water uptake is triphasic. L'assunzione di acqua è trifasica. The first phase. La prima fase. Is physical. It is imbibition. È l'imbibizione. La misma parola. Conoscete la imbibizione? And then a lag phase. Poi c'è una fase two. Di pausa. And then finally, e poi infine la terza the start fase, of germination. Cioè la fase, l'inizio della germinazione visibile. Now next, please. Now, here is the same slide we just questa saw. È la stessa imbibition, the lag phase, solo che scriviamo and then growth. Imbibizione, attivazione e poi crescita. By the way, this is supposed to say time. Ah, sempre ritrovate il tempo. Now with priming. Priming, this is the red line. Guardate, il priming, la linea rossa. We control the amount of water. Noi controlliamo la quantità d'acqua that goes into the seed. Che viene assorbita dal seme. And during this period here, questo periodo, this is the advantage of priming. Questo è il vantaggio del priming. And this is a variable time here. E questo invece è un tempo variabile. Now, usually. Ora, di solito, the seed companies will le then, compagnie che vendono sementi usually they'll dry the seeds down poi and then fanno sell them. Essiccare i semi per poi venderli. And incidentally, the seed companies accidentalmente do not tell you how i they produttori do it. Non vi dicono because come it's proprietary lo fanno information. Perché sono informazioni riservate. So it's a big secret. Quindi è un grande segreto. Ok, next slide. Now the conditions of priming. Le condizioni del priming. We use polyethylene glycol. Ok, noi usiamo un polietilene glicolo. O salts. O PEG, i sali. O matrices. E le matrici. And usually between minus 0.8 e and minus usiamo anche 0.6 megapascals. Megapascal, che sono i soluti o il potenziale di matrice. That's supposed to be a capital P. Quella dovrebbe essere una P maiuscola. And the temperature is usually 15. E la temperatura di solito è tra i 15 e i 25 gradi. The duration is 2 to 21 days. La durata è da 2 a 21 giorni. But it has to be done by experimentation. Però anche questo deve essere soggetto a sperimentazioni. Next, please. All right. First of all, sometimes I find that students have trouble understanding water potential. Allora, molto spesso ho notato che gli studenti hanno difficoltà a capire che cos'è un potenziale. I prefer to call it water concentration. Io preferisco chiamarlo concentrazione di acqua. So pure water. Quindi l'acqua pura has a maximum value of 0 megapascal. Ha un valore massimo di 0. Unless you're under the sea. A meno che non sia sotto il livello. And whenever you dilute the water, ogni volta che diluite l'acqua, you lower the megapascals to negative
negative values. Il valore megapascal in valori negativi. So you're really reducing the free energy. Quindi riducete l'energia libera. Of the water, or the ability of water to do work. O dell'abilità dell'acqua di circolare liberamente. And there's two ways of doing that. Ci sono due modi per farlo. With a solute. Aggiungere un soluto. Which is also known as osmotic priming. E in questo caso si parla di priming osmotico. And this Greek letter here, psi, greca, psi, is the symbol for water potential. Il simbolo di questo potenziale. And the S here is solute, so. E la S sta per soluto. And then, if you're using a matrix, invece se usate una matrice, it's called matrix priming, che è chiamata potenziale matriciale o di matrice. So it's psi m. Si chiama psi m. And actually, they are additive. E quindi ci sono degli additivi, ecco la formula finale, psi, il totale di psi è uguale psi s più psi. And actually there's some other ones, psi sub g for gravity. C'è anche a psi g, psi p for pressure, there's more. Per pressione, per g per germinazione e così via. Next please. If you're doing research and you want to know exactly, se state facendo ricerca e volete sapere esattamente, polyethylene is, glycol is good. Il glicolo di polietileno va bene. It has a molecular weight of 8,000. Ha un peso molecolare di 8,000. But the problem is it's viscous or thick. Sì, il problema è che è molto viscoso, potrei dire spesso, so aeration denso, can be a problem. E quindi c'è il problema della areazione scarsa. And it's muy caro. E poi è anche costoso. So this is mostly for research. Questo è, diciamo, a gran parte per chi fa ricerca. Next. And this is, I apologize for this, scusate, but this, ma this is from a paper by Michelle and Kaufman. Questo è di un articolo di Michelle Kaufman. 1973. Parla del potenziale osmotico e del glicolo di polietileno. But in this case they have an equation. This, però qui avevano un'equazione, this, in questo caso. This long equation here. Questa lunghissima equazione. That relates the desired. Che si riferisce. The desired megapascals at any temperature, a qualsiasi tipo di temperatura, and it tells you the number of grams dice che per liter of water, 210 grammi per kilogram litri d'acqua. So you can see I've used this a lot, this one. Quindi lo uso, here different students. Ecco, lo uso con i miei studenti e uso questa tabella abbastanza, sia per uso personale che con i miei please. Studenti. If you're using salts, se usate i sali, you can calculate the potete calcolare water potential, il potenziale idrico, from the Van 't Hoff equation, con l'equazione di Van 't Hoff. You students, have you come across this? E voi studenti avete mai you know trovato okay. questa equazione? La conoscete? So, I don't know. I shall continue to describe it, but non so se devo continuare nel dettaglio dell'equazione, ma penso. Now the psi questo sub s, psi s equals I times m times r times t. M-R-T. And I always assume, and I could be wrong, that I is one. I è uno, potrei anche supporlo, ma potrei anche sbagliare. In other words, complete ionization. Cioè una ionizzazione completa. A molality. Poi la molalità. Which is the number of grams added to 1 liter of water. Grammi aggiunti ad un litro d'acqua. So if you multiply these quindi two, se moltiplicate questi due, it's also known as osmolality. Potete avere la osmolalità. And this is a gas constant. E poi la costante di gas. An absolute temperature, la temperatura assoluta. Degrees plus 273. Celsius, i gradi più 273. Okay, next. So here's just a numerical example. Quindi questo è un esempio numerico. I don't think I'll bother to go non through this, but che sia necessario. You can all do this. Potete guardarlo anche. Yeah. Next slide. Now in one paper. In un articolo. Good grief, that's
24 years ago. Più o meno 24 anni fa. I compared different. Ho paragonato different salts, diversi sali, including PEG, incluso anche la PEG, and control seeds, non-prime e anche seeds, anche i semi di controllo. And I had tomato. E poi ho analizzato il pomodoro and e l'asparago. And looked at G50. E poi al G50. Let's forget that, but G50. Ma nel G50. Here's the control seeds. Guardate, 3.5 days. Controllo arrivano a 3.5. And you can see that many of the priming agents reduce G50. Gli agenti di priming hanno ridotto. Especially in asparagus. Specialmente nell'asparago. Next, please. One solute that really interests me is seawater. È l'acqua marina. Because it's cheap. Perché è it's mercato. Everywhere. È ovunque. But for research purposes, per scopi di ricerca, for repeatability, per la ripetibilità dell'esperimento, you can buy this instant ocean. Questa acqua oceanica istantanea. And it's used by people who grow marine fish in tanks. Di solito si occupano di allevamento in acquario di pesci tropicali. But it has a similar ionic content però to seawater. Ha un contenuto di ioni simile. You know, sodium is the quindi biggest il sodio, per cation. And chloride is the biggest anion. And so there's a natural seawater versus. Questa, c'è una comparazione tra l'acqua di mare naturale e l'acqua di mare sintetica. The problem is that seawater varies. Il problema è che season, l'acqua di mare dipende dalla location, stagione, dalla temperatura, dall'ubicazione. So I think priming should be. I think seawater is a very good priming agent. Dovrebbe essere utilizzato. And it's free. Ed è tra l'altro libera e a buon mercato, gratis. But seawater has about minus 2.5 megapascals. L'acqua di mare però ha un megapascal di meno 2.5. So you'll have to dilute it. Quindi la dovete diluire. Okay. Perhaps the best way is to use forse electrical la conductivity. Maniera migliore è usare la conduttività elettrica. Next, please. For priming small amounts dunque, of seeds, per piccole quantità di priming, I use that same box that went cioè around. Per piccole quantità di semi per il priming, si può utilizzare una carta di germinazione. But for bigger amounts, mentre per grosse quantità di semi, I simply put this is the priming solution. Questa è la soluzione. It could be PEG or salts. Potrebbe essere PEG o può essere salina. And just a little aquarium pump. E quella è una piccola pompa. And there's the seeds being in an aerated solution. E qui vedete che c'è la soluzione viene areata. And I put some foil on e the metto top. dei foglietti di alluminio con la pompa, con la pompetta che serve per la reazione. Now the problem with priming is that if this, problema con il priming if è you che get a lot of evaporation, se avete molta evaporazione, the water potential value allora becomes more negative. Il valore di potenziale idrico diminuisce. And also as the seeds take quindi, up water, i semi assorbono l'acqua, the solute potential becomes more negative. E il potenziale del soluto si abbassa. So if I'm doing quindi, solute priming, se io sto facendo I will change the solution after io one day. Devo cambiare la soluzione fresh un giorno, solution. Con una soluzione fresca. Next. For matrix priming, there are all kinds of solids that are available. Allora, per invece il priming di matrice o anche matrix priming, ci sono vari solidi che possono essere utilizzati. This is the. Sorry. Before going on. Indietro allo smog. If we can speak just a bit more than the osmo priming. Do you use the pump just to oxygenate yes. or to keep seeds in circulation? Well, both. Entrambe le cose. You see the problem? If I can go back two slides. Sì. The box.
This one? No, the other one. The other one? This okay. one. The problem with this. Il problema con questo. You see this in the literature lo si all vede the time, anche in letteratura. But the problem is that as the seeds take up moisture, il problema è che nel you have a che zone of desiccation. Seme, cioè una zona di essiccamento. And you also have exudates from the seeds. E abbiamo anche una essudazione da parte del seme. So it's really not the Quindi, same. Non è la stessa cosa. This is really not as good, not as accurate bene, as the next, così the next slide. Come in questo caso. Because constantly the Perché seeds are agitated. Caso, I semi vengono costantemente agitati. And the, also, the seeds might have germination inhibitors. E potrebbero esserci anche degli inibitori di germinazione. And so I change the solution e after quindi one io day. Devo cambiare la soluzione dopo un giorno. Every day? It could Anzi, be, ideally, giorno, yes. Sì. Idealmente, praticamente tutti I giorni. But you see very little of that in the literature. Però c'è molto poco in letteratura di questo. This could be what the seed companies use. Questo potrebbe I don't essere know. Quello che le società che vendono semi utilizzano, non lo sappiamo, non sappiamo se utilizzano questo Next. Sistema oppure no. So if we go to the next slide, please. Quindi adesso next yes, next. Please. Okay. This is from a paper. Questo viene da un articolo di Kahn e altri 1990. He's calling it matrix conditioning. Si chiama matrix conditioning, but cioè it's also matrix matrice. Timing. These are several kinds of matrices. Questi sono diversi tipi di matrice. But the one I always use Però is this vermiculite. D'uso sempre la vermiculite. And there's some vermiculite going around, yes. E ci sono anche dei campioni di vermiculite qui. And the beauty of this is that la bellezza di questa della vermiculite. There's the water content in percent. E c'è un contenuto di acqua. Percent of dry weight. Percentuale indicato sopra. Going from very wet. Che va da molto bagnato. Very wet to very dry. A molto secco. So very negative water potentials. Quindi un potenziale idrico molto negativo. So for instance, if you Quindi, have per esempio, 50%, se avete il 50%, 50% moisture might be di umidità, minus 1.2, può essere meno 1.2, but 300%, però il 300 will be minus 0.1. potrebbe essere meno minus 1.2 perhaps 1.2 potrebbe essere. So this is important and I'll explain later Io vi the beauty tanti, of this la bellezza di questo sistema. I think it's hard to find in Io Europe. Io penso che sia molto difficile trovare in Europa la vermiculite. Specialmente quella yes, quella sottile. Yes. I actually sent vermiculite to someone in Italy many years ago and I forget. Oops. Ah, the flowers. Flores. We are not able to find this so fine. Non siamo stati in grado di trovarla questa vermiculite. We use vermiculite but it's Number three. Usiamo la vermiculite numero 3. Yes, number 3 works. Works. Yes. Funziona. It's the same. We will use it on the top. Lo usiamo in superficie. Yes. Yes. We put a little bit on. Yes. Yes. But number. Try to do the matrix priming. Però non abbiamo mai provato a fare il matrix. Priming. But number 3 works for priming. Comunque la numero 3 funziona per il priming. Next, so here's the number 3, number 5, that's number 5, numero 5. And I use little for research, if I have many treatments I use these little plastic cups, they're called soufflé cups. Questi vasetti di plastica che sono chiamati vasi soufflé. So you can have many treatments in a small area. Possono fare veramente molti trattamenti su un vassoio. And when you're priming these seeds, you can only just feel moisture. It's allora, almost voi fate il priming ai it's, ai it's semi, very dry. Potete sentire proprio sentire l'umidità del seme, cioè but, se è secco But o it's no. enough moisture
però ci deve essere abbastanza umidità sufficiente per il priming. Quindi deve essere proprio l'umidità giusta. Next, please. Okay, this is for small amounts. Questo è per piccoli quantitativi. For bigger amounts. Quindi invece per grossi quantitativi. Have 1 liter or bigger containers. Un litro o and I do poke some small holes for aeration. Effetto dei piccoli buchini now per consentire l'aereazione. The problem is this causes drying. Però questa cosa causa anche un essiccamento, which causes a more negative water potential. E quindi un potenziale idrico più basso. But at least the seeds don't undergo anaerobic respiration. Almeno i semi non vanno in condizione anaerobica. Next, please. And at least in Europe, in England, they're using drum priming. Allora, almeno in Inghilterra viene usato il drum priming, cioè l'umidificazione. Drum letteralmente a tamburo proprio. So that the seeds are put in this drum. Quindi questi i semi vengono messi in questo tamburo. And the drum rotates. Il tamburo ruota. And water is injected as e a mist. L'acqua è iniettata sotto forma di nebulizzazione. But the amount of mist, next ma slide la please. Quantità di acqua nebulizzata, they calculate the amount of water, calcola la quantità di acqua, you know, the seed water content, they know the weight of seed going into the drum, il peso, si conosce il peso dei seed, so they can calculate the weight of water that they put in the drum, quindi la quantità d'acqua che va nel tamburo, to keep the seeds per in mantenere this, i semi, keep the seeds in this lag phase, in questa fase di sosta, diciamo, questa fase di pausa, un break, il break dei semi. And I should mention that e dovrei anche dire che in England what in they're doing is also during this drum priming, quello che io faccio è che durante questo they are adding lavorazione a tamburo beneficial organisms, qualsiasi organismo, and they call that bio priming, fish organism. Oh, no, beneficial. Ah, ok, qualsiasi organismo che possa essere benefico per so, il prime. Bacillus subtilis. Quindi, per esempio, Pseudomonas sapacea. What is that? It's a bacterium that okay, is vari batteri che possono essere benefici. And a Trichoderma hatziana. All kinds of microbes. E tutti i vari microbi che possono essere. So, if you go to HRI, the Horticultural Research Institute in England, they have a whole bunch of papers on this. Ci sono moltissimi articoli relativi all'argomento. You have a question? C'è una domanda? No, sì, che succede agli organismi? What happens to this? Oh, they colonize. They colonize the seeds. Colonizzano i semi. Because the one of the problems, if you take the seeds and put the powder. Se, on the seeds just before planting, che se metti la questa polvere sui semi prima di piantarli, the seeds, the organism doesn't have time to colonize the seed surface. Gli organismi non hanno il tempo di colonizzare i semi. And very often timing is critical. E molto spesso proprio la tempistica è critica. Because if you have, say, Pythium or Phytophthora, perché ci può essere il Pythium in the substrate. You will have no protection because e quindi non c'è poi la protezione sufficiente. Because the Pythium and Phytophthora will overpower the beneficial organismi negativi potrebbero distruggere gli effetti benefici del trattamento. Next, please. Oh, now how to store? Yes. Can we stop and then correct. Sì. Ok, possiamo fermarci e fare un break? Sì.